Questo comitato, come avevo anticipato prima, è stato opportuno, doveroso e assai utile. Si sta lavorando tutti insieme, tutte le istituzioni competenti, per non solo comprendere e analizzare fino in fondo quello che è accaduto, ma anche di mettere in campo ulteriori azioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni nell'area interessata dall'incendio. Cioè? Cioè lo saprete quando saranno adottate. Naturalmente c'era questa data, 11 settembre, stabilita precedentemente al rogo, che non sarà quasi sicuramente, no, del decreto di sequestro. La vicenda testimonia, contrariamente a quelli che altri strumentalmente hanno sottolineato, il disinteresse delle istituzioni, mai come negli ultimi anni c'è stato un interesse altissimo di tutte le istituzioni sui campi Rom, in un'ottica non di sgomberi militari, ma in un'ottica invece di inclusione sociale, di eliminazione delle aree ad pericolo per la salute individuale e collettiva e a salvaguardia della dignità di tutte le persone che insistono sul territorio. Sapete benissimo il lavoro che si è stato fatto su Gianturco, su Breccia Sant'Erasmo, su Barra, dove quest'estate sono state sistemate docce, servizi importanti, e sapete perfettamente il lavoro che si stava facendo con l'area Rom di Cupa Perillo. Devo dire che la magistratura ha preso una serie di provvedimenti e credo che il ruolo del Comune di Napoli è stato particolarmente importante per cercare di raggiungere gli obiettivi. È evidente che in queste ore la situazione sulla zona di Cupa Perillo si è aggravata, c'è un fatto nuovo, l'incendio di quel tipo è come una calamità naturale, nel senso equivale a un'inondazione, a un terremoto, soltanto che in questo caso è un fatto criminale. Io continuo a ritenere che sia un fatto doloso, ne sono sempre più convinto, e quindi è importante il lavoro di magistratura e forze dell'ordine a cui va tutto il nostro sostegno, ma è evidente che adesso la priorità assoluta in queste ore è la verifica di interventi immediati nell'area interessata dall'incendio, non più in una questione di, chiamiamolo tra virgolette, sgombero per come ipotizzato dall'autorità giudiziaria, ma si tratta di verificare altri tipi di interventi da mettere in campo. Quindi non c'è una roadmap, chiamiamola così, di tempi per lo sgombero, non è ancora, voglio dire. Non posso dire altro perché stiamo lavorando e domani mattina, stasera si faranno delle cose, domani mattina se ne faranno altre e credo che nelle prossime ore ci saranno delle novità importanti. Però restano lì per ora. Loro restano lì, non vengono portati altrove. Non posso dire altro, mi fermo qua.